Ancora sorprese sono emerse dall'undicesima giornata del campionato di Serie A. Ci si aspettava una risposta da parte delle milanesi che è arrivata solo in parte. Il Milan ha vinto a San Siro contro il Pescara per 1-0, grazie alla rete di Bonaventura, mentre l'Inter è caduta a Marassi con identico punteggio, con il gol segnato al termine della prima frazione da Quagliarella. E questo mette di nuovo nei guai Frank De Boer, la cui panchina di nuovo è pericolosa per la sua permanenza. Per quanto riguarda le romane, la sorpresa è stata il pareggio della Roma ad Empoli per 0-0, mentre la Lazio ha battuto il Sassuolo per 2-1. Con i successi di Lazio e Milan, protagoniste entrambe di vittorie, i rossoneri vanno al terzo posto, la Lazio è quarta, ed il Napoli, dopo la sconfitta contro la Juventus, scivola al quinto posto. Negli altri risultati, da segnalare lo storico successo del Crotone in casa all'uscita contro il Chievo per 2-0. Il programma sarà completato lunedì alle 19 con Udinese Torino e alle 21 con Cagliari Palermo.